Ok ragazzi, si va con un altro gameplay per la scalata fino in divisione 1 e ho fatto un piccolo cambio, diciamo, ho messo per questa partita, ho messo Vidal al posto di Matuidi, così proviamo un po' com'è, vediamo se è meglio Matuidi o Vidal, vabbè. Perché purtroppo poi a volte cambiando i giocatori si abbassa il TS della squadra e ora sono a 93 ragazzi, sono un po' a rischio, però ci proveremo, vediamo un po' se con Vidal diciamo un po' più sicurezza dietro, perché serve un po' di sicurezza sì, in PES. Vediamo un po' che avversario mi trova. Ta-ta-tam. Vediamo un po' che avversario. Sì, io sono di divisione 5, lo sapete, quindi scalerò la divisione, non lo so. Ta ta ta. Ah, divisione 5 anche lui? Sì, pare di sì. Ah, divisa, ok. Schema di gioco. Oh, vabbè. Ah beh, questo qui ha Falcao ragazzi, non si scherza, eh. Ha una bella rosa anche lui, ha una bella rosa anche lui. Vabbè, vai, diamo l'avvio, ci si prova ragazzi, ci si prova. Questa notte ho fatto due partite così in divisione senza registrarle, vabbè. Ogni tanto gioco anche senza registrare perché ho voglia di giocare a PES, quindi vediamo un po' ragazzacci, vediamo come va questa partita. Fantastico qui a San Siro, il Milan, lo Schalke 04. Ciao a tutti da Fabio Caressa, insieme a me per la telecronaca di oggi. Vai, buon divertimento ragazzi, speriamo che sia veramente un buon divertimento perché se perdo non sarà un buon divertimento, ecco. Qui deve tirare. Vai, bella così Ronaldo. Che palla a giro, ragazzi. Che palla a giro. Va bene tutto, va bene così, sì. Cerca la profondità. Dai, pian piano. No, no, no. Osil. Palacio cerca il pallone filtrante. Dai, c'è no. Difesa. Coprite in difesa. Giusta, gli è mancata la sensibilità nelle non facciamo stronzate, tempo. Non facciamo stronzate. Dov'è Vidal? Guadagna metri. No, ma dai. Vabbè, rimpallo su rimpallo. Cioè, allora, questo è il momentum, ragazzi. Quando iniziano tutti questi rimpalli, niente, lo deve far segnare il gioco, lo deve far segnare. Vabbè. Si ricomincia da una situazione di parità. Sapevamo che sarebbe. Se la partita parte così, non so come andrà a finire. Che botta di culo però che ha avuto, eh. Cioè rimpalli su rimpalli, rimpalli c'è. Prova a passare la difesa scavalcandola col pallone profondo. C'è spazio, occhio. Attenzione, buona, in gioco. C'è spazio, Messi. Occhio, non portare sfiga, non Cristiano portare Ronaldo. Sfiga. Ottimo intervento. Ha fisso il pericolo ed dai, è riuscito via, ad anticipare via. La pressione. Jesus Navas. Palacio. Thiago Silva, c'è no, spazio. Thiago Silva no, deve fare la sua stronzatella, deve farlo, ah vabbè. Palacio. Meno male che lì c'era Ramos. Messi. Meno male. Provano a partire in velocità. È stato un brivido per la squadra, ma si è fatto trovare pronto con l'anticipo. No. Cerca il passaggio in profondità. No. Occhio all'opposto. No. Questo è un errore davvero molto simile. Ragazzi, attenzione che stiamo rischiando qui. Vediamo se riusciranno a capitalizzare le occasioni. Il primo gol l'ha fatto molto fortunato. Preferivo più che entrava questo tiro che ha fatto adesso che quello sul rimpallo, vabbè. Possesso di palla ma solitario.
Vidal. Ok, vai, no, grande. Intercetta, no, opportunamente, no, visto che l'azione era pericolosa. Passaggio veramente inutile. Che più inutile non si può, compagno, ragazzi. Può calciare a rete. Allora, questo avversario sa giocare, ve lo dico. Robben. Cristiano Ronaldo. Io ancora metto offensivo perché non voglio rischiare. Dai, no, dai. Messi, lì devi agganciare però. Soprattutto se i difensori gli lasciano fare quello che vuole. Juanfran. Devi fare l'aggancio lì, Özil. Jesus Navas. Questo qui fa quello che gli pare, la mia difesa non c'è. La mia difesa non c'è. Pericolo sventato almeno per ora. Ora si è abbassato anche il TS della mia squadra, come ho messo Vidal. Avanza da solo. Peggio che andare di notte, no? Vai dal Ronaldo, no? Vabbè, non passa, non passa. Pallone intercettato. Intervento davvero ottimo, provvidenziale. Così. Vuole la profondità. Bello, bello, bello. Guarda il tiro. Ah, vabbè. Tiro lento, non può creare problemi a portare. Bella azione. C'era però. Quasi. Poi bella azione. Ecco come. Non ha pagato però, non ha pagato con il gol. Meritava, è stata una bella azione, quindi. Porta il pallone in avanti. Avrebbe meritato essere conclusa con un gol e vai, non vai. È riuscito a metterla dentro. Lo Schalke 04 deve dimostrare maggiore attenzione. Ok, ok, tranquilli, tranquilli ragazzi. Resto ancora sulla difensiva per il momento. Ramirez. Palacio. Jesus Navas. Questo si gira e si rigira, va bene. Intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Cristian Teio. Dai Alves, dai, corri e rinvia. Daniel Alves prova la giocata. Dalla in profondità, grande. No, no. Palla in out. No, no, così non liberi, così non va, Così non va. Thiago Silva. Non va, non va, non va, liberi. Robben. Cerca il passaggio in profondità. Vabbè, Suarez. Dai, pistolero, niente. Non può sbagliare. Pericolo. Bella, bella. Bella, bella, ragazzi. Potrebbe essere l'episodio chiave della gara. Ok, ok. Ma lui l'ha eseguito. Non ci allarghiamo, non ci allarghiamo. E passano in vantaggio. Chi altro poteva sbloccare il risultato? Qui l'avversario sa giocare. No! Meno male, ragazzi. Meno male. Meglio così, guardate, meglio così. Subire quel gol sarebbe stato devastante per me psicologicamente. Mesut Özil. Occasione per il contro. Vabbè, Ramos. No, 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 vabbè. Attenzione. Sa giocare, ottimo avversario. Ottimo avversario, ragazzi. E si chiudono i primi 45 minuti. Sono stato fortunato in due occasioni, devo dirlo. 2-1. Quando l'avversario sa giocare, bisogna ammetterlo. Sicuramente la ripresa non deluderà. Bisogna ammetterlo, sì, ragazzi. L'arbitro inizia il secondo tempo. Özil. Poi ditemi se secondo voi con Vidal è meglio al posto di Matuidi. Ha visto partire il pallone, si è proposto anche bene, ma poi non è riuscito a fare niente. No, vabbè, il fallo no, dai. Dai, batti subito Ronny. Ronaldo, yeah. CR7, batti alla grande. Palacio. Aia, Daniel Alves, non arriva, ragazzi. Allontana il pallone di prepotenza. Sto rischiando molto in questa partita. Sto rischiando molto. Ha la possibilità di andare verso la porta. Qui cercherà il tiro. Grande Neuer. C'è spazio per calciare. Cos'è? Cosa succede ora? Robben. Recupera un buon pallone, manco fosse un difensore.
gli alti ritmi di gioco e la capacità di ripiegare quando necessario. Mi fa un passo, cioè nulla. Qualità di questo giocatore. Si era un attimo bloccata la connessione, non si è capito. C'è ancora una palla profonda. E la palla viene respinta. Vai Neuer con calma. Sicuro qui l'intervento del portiere. Con molta calma Neuer, non c'è fretta. Trova la soluzione in profondità. UCR7. No, vabbè, non ce la fa, non arriva, non aggancia, vabbè. La giocata troppo corta. Il suo sguardo di scuse al compagno. No, 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 no. Vabbè, questo fallo te lo abbono, eh. Cerca lo spunto. Può andare al tiro. Passaggio intercettato. No, potevo tirare lì con Robben, ma vabbè. A volte ragazzi voglio fare il super numero, ma poi la super azione, no? Ribery. Ribery che ci fai qui? L'anticipo, pericolo sventato. Anche rimano. Ribery. Dai. Palla in profondità. Cristiano Ronaldo. Palacio. Ronaldo è arrivato ragazzi, non credo abbia più energie. No, aiuto. Aiuto, aiuto, calma, calma. Non c'era abbastanza spazio per tirare. Vai Neuer, ottimo rinvio. Ottimo rinvio Neuer. Robben. No, Robben, ma che passaggio fai? Ma che passaggio fai Robben? Riceve in ottima posizione. Riceve il passaggio. Occhio può andare. Vai Messi. Bella, bella Messi. Ora doppio vantaggio. Ottimo, ottimo tiro di Messi, un ragazzi. Colpo di classe. Un tocco perfetto per scavalcare il portiere. Ha fatto scendere la palla esattamente dove serviva per battere il portiere. Qui bisogna far girare la palla, si ragazzi, altrimenti si perde. Due gol di vantaggio sono tanti. Ma attenzione, nel calcio può succedere di tutto. Perfetto, ha parlato il popolo di sfiga. Molto lontana. Calma così, calma così, calma così ragazzi. Hanno proprio bisogno del Stiamo facendo un'ottima partita. Stiamo facendo un'ottima partita. Vai Suarez. Vai. Vabbè. E questa era veramente una grande occasione. Avrebbe potuto chiudere il discorso qualificazione e lui lo sa. Lo so. Non è andato lontano dalla rete. Lo so. Decisamente un gran talento, riesce a determinare da solo l'esito di una partita. Vai, va bene così, ragazzi, va bene così. Occasione sprecata. La stiamo giocando bene. Anche se l'avversario è veramente meritevole. Complimenti all'avversario perché nel primo tempo mi ha dato più filo da torcere. Dai ragazzi, facciamoci 10 minuti in offensivo, dai. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Ora siamo sul 3-1, possiamo rischiare qualcosina. Palacio. È stato un brivido per la squadra, ma si è fatto trovare pronto con l'anticipo. Ottimo, così, ottimo. Ottimo. Intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. No, Ribéry. Vabbè. Dai, vabbè, perdonato Ribéry. Perdonato Ribéry. Palacio. Aiutano. Ci provo. Vedete ragazzi. Era meglio che mantenevo. Ci aspetta un finale intensissimo sulla difensiva, sì. Un gol bellissimo da manuale. Dai, così bello. Davvero un gran finale. Vabbè, Ribéry. Non ha quel guizzo Ribéry che dovrebbe, quello sprint in quel momento che avrebbe dovuto avere, ma fanno girare bene la palla, ma non trovano lo spunto per un assalto finale. Vai dalla Neuer. Ottimo, ottimo così. Ottimo così ragazzi. Bene. Eccolo
il triplice. Ma ragazzi, questa partita è stata un po' combattuta, diciamo. L'avversario era forte l'avversario, ragazzi. E quindi dai, va bene così. Va benissimo così, ragazzi. Anche quest'altra partita per la scalata in divisione è fatta. Ci sentiremo per i prossimi gameplay. Un saluto al vostro Diablodex e vi ringrazio per il vostro supporto. Ciao banda!